Amici di Player Inside, bentornati alla consueta top o lista del martedì, una lista che avevamo pensato già diversi giorni fa, prima dello scandalo di ieri, su The Last of Us 2 e i leak sulla trama, di cui vi abbiamo già parlato abbondantemente in un video sul primo canale che trovate linkato qui di seguito, e quel video, state pur certi, è no spoiler. Mama Cookstar, uscito da pochissimo, è stato tolto prontamente dagli shop di Nintendo per questioni legali. Si è partiti dalle accuse agli sviluppatori di sfruttare Switch per il mining di criptovalute, ma poi sono arrivate accuse di violazione dei diritti detenuti da Office Create perché la build finale non soddisfaceva i requisiti richiesti. Inoltre Planet Entertainment ha persino annunciato una versione PS4 di Cookstar senza alcuna autorizzazione. Attualmente sono ancora in corso le risoluzioni legali. Allora signori, dopo il primo caso di cui vi abbiamo parlato, dobbiamo puntualizzare la nostra posizione in tal senso, ovvero non vogliamo accusare nessuno e tanti di questi scandali o presunti tali sono ancora al vaglio degli inquirenti. Esatto, come questo per esempio. Come questo, quindi prima di arrivare a una conclusione, quindi un'assoluzione, una colpevolizzazione definitiva, diremmo di pensarci due volte, perché noi vi riportiamo i fatti per come sono avvenuti e per come sono stati riportati sui maggiori siti di informazione, non soltanto italiani ma anche esteri. Pertanto se ne può discutere, possiamo avere le nostre opinioni, le nostre idee, però arrivare a una conclusione certa in tanti dei casi che vi esporremo non è possibile. Bisogna avere il beneficio del dubbio in questo caso. Nel 2018 Quantic Dream era stata accusata di essere un ambiente tossico per gli sviluppatori. A maggio del 2019 alcuni dipendenti hanno rincarato la dose di accuse nei confronti del team di Heavy Rain e Detroit Become Human, sostenendo che oltre a dipendenti scherniti e oggetto di battute sessiste, si sarebbero verificati veri e propri casi di molestie sessuali. Quantic Dream ha risposto sostenendo di non essere al corrente di tali atteggiamenti e molestie e di essere disponibile a chiarimenti sia pubblici sia in privato con i singoli dipendenti o oggetto della discussione. Qualora fossero vere, queste sono cose che io odio in generale, in qualsiasi ambiente lavorativo. Sono sicura che tutti voi odiate cose del genere. Voglio vedere che scrive. No, io apprezzo quando ci sono queste situazioni di molestie all'interno di un ambiente di lavoro. Ci mancherebbe, però è bene sempre specificarlo. Certo. Già Jason Schreier di Kotaku, poi Jonathan Cooper, animatore ed ex dipendente di Naughty Dog, hanno accusato l'azienda di tossicità dell'ambiente, soprattutto in materia di crunching, ovvero quei periodi di iperlavoro a cui sono obbligati i dipendenti, spesso anche da contratto, per arrivare a concludere le fasi di sviluppo di un gioco in brevi tempi, in prossimità dell'uscita per lo più. Cooper ha scritto su Twitter che Naughty Dog, pur di sbrigarsi a concludere i lavori, avrebbe assunto non solo personale qualificatissimo per i videogiochi, ma anche animatori provenienti dal mondo dell'animazione cinematografica e non videoludica. Questo perché, sempre secondo Cooper, la reputazione del team sarebbe calata tanto in seguito ad accuse di crunching, pertanto veri professionisti del settore si sarebbero rifiutati di lavorare per la compagnia, dovendo quindi ripiegare su impiegati non espertissimi. Oltre a questo, anche Naughty Dog sarebbe stata al centro di accuse di molestie sessuali nel 2017, mai realmente confermate. Io penso che alcune situazioni spiacevoli durante lo sviluppo si riflettano poi sul gioco, cioè poi possiamo magari avere un capolavoro, però l'idea che sia stato creato in un ambiente tossico veramente mi turba tanto. Ora, magari non è il caso di Naughty Dog, perché anche qui dobbiamo un attimino verificare, però in generale questo è una cosa che non mi piace, anche come prima. Sì, no, non mi piacciono le cose brutte. Però ci sono alcuni casi positivi, per esempio si è parlato di Nintendo con Animal Crossing, su cui non c'è stato alcun crunching. Sì, addirittura l'ambiente è stato particolarmente prospero dal punto di vista lavorativo, perché non si è insistito, non si è pressato molto il personale affinché arrivasse a concludere con quella fretta e quella pressione il gioco. Il team di Precursor Games nasceva dalle ceneri del team di Eternal Darkness, quindi da Silicon Knights. L'ex direttore, ovvero McCulloch, è stato accusato e poi effettivamente condannato dal Tribunale dell'Ontario per detenzione e diffusione di materiale che non si può dire su YouTube. Illegale e che spero venga bandito per sempre dal mondo. Materiale, ecco, che comincia con la P e che non si può dire su YouTube. A buon intenditor, poche parole. Questo è qualcosa di gravissimo. Questo è uno scandalo vero e proprio nel vecchio senso del termine. Sì. Effettivamente Precursor Games aveva poi, dopo questo scandalo, allontanato McCulloch dal suo staff. Non bisogna coinvolgere tutto il team, ci mancherebbe. Se tu fai una cosa, non la faccio. Io soprattutto, questa era molto più personale e che riguardava soltanto quel singolo, una mela marcia che è stata eradicata, bene così.
Gearbox Software e Randy Pitchford sono state al centro di polemiche che riguardano soprattutto l'ambiente di lavoro. Lo stesso Randy Pitchford, CEO di Gearbox Software, è stato accusato di appropriazione indebita per un totale di 12 milioni di dollari. Poi la cosa si è chiarita ed effettivamente sembra sia stato scagionato da questa accusa. Però intanto si era montato lo scandalo attorno appunto a Gearbox Software, perché poi, insomma, viene accusato il CEO, è chiaro che ne risente tutto il team. Il buon Pitchford è stato accusato recentemente anche da Cory Barlog, il direttore di God of War, di non aver pagato le giuste somme ai propri dipendenti in considerazione dei bonus che avrebbe dovuto pagare, che avrebbe dovuto retribuire ai suoi dipendenti. Erano stati previsti infatti da contratto per lo sviluppo di Borderlands 3, qualora questo gioco fosse andato meglio delle previsioni, ed è stato così, un extra per i dipendenti, appunto per gli sviluppatori. Ebbene, sembra che Pitchford si sia sottratto poi a questo suo onere, a questo suo dovere, non retribuendo adeguatamente i bonus, le ricompense extra ai suoi dipendenti. Attenzione, perché la cosa sembra sia poi sfumata, sembra che forse, insomma, Pitchford abbia trovato un accordo con i suoi dipendenti, addirittura lui respinge al mittente tutte le accuse, però intanto gli erano arrivati anche gli insulti da parte di Cory Barlog. Parlando di scandali e cose assurde successe nel mondo del gaming, è impossibile non citare Peter Molyneux ed il suo Godus. Molyneux nel 2012 lanciò un gioco per mobile chiamato Curiosity, che consisteva nella distruzione di moltissimi blocchi che costituivano un enorme unico blocco condiviso da tutti i giocatori. Chi avesse raggiunto il centro del cubo avrebbe vinto qualcosa che gli avrebbe cambiato la vita. Letteralmente erano queste le parole di Molyneux. Tutti erano appunto curiosissimi e hanno partecipato, anche spendendo soldi veri, grazie ai quali si potevano rompere più blocchi contemporaneamente, velocizzando il processo. Al vincitore Brian Henderson di Edimburgo andò finalmente l'agognato premio: essere il dio di un god game che sarebbe dovuto uscire, chiamato Godus. Già qualcuno potrebbe definirlo deludente come premio, ma Godus fu finanziato con oltre 500.000 sterline di Kickstarter, per poi rimanere solo in accesso anticipato su Steam, forse per sempre, e il vincitore non fu quasi per nulla coinvolto nel progetto. Mulinello, il buon Mulinex, Basta, Molyneux. Ogni volta mi ricordo che Molyneux faceva un gioco e poi diceva sarà il gioco più bello di sempre. Poi no, scusate, faceva schifo. Scusate, era la merda. Adesso il prossimo, il prossimo sarà rivoluzionario. Non ha rivoluzionato una minchia, scusate. Uno scandalo che ci ricordiamo tutti nel 2011, ragazzi, la violazione da parte degli hacker del PSN, che ha causato la chiusura di tutti i servizi online da parte di Sony per diverse settimane. Una cosa assurda, che veramente ha fatto penare in tanti, non potevamo aggiornare i giochi. Mamma mia, era bruttissimo, mi ricordo, eravamo proprio tagliati fuori dal mondo, non potevamo giocare online. Una situazione insostenibile che fece molto scalpore, e tant'è vero che poi Sony, per farsi perdonare, dovette regalare dei giochi. Sì, dei bonus, regalò dei giochi, sì. Dei bonus, abbonamenti online, insomma, era il minimo, perché ragazzi, ben 77 milioni di account erano stati violati, sì, quindi sì. Insomma, tantissimi potevano addirittura gli hacker accedere agli account bancari, insomma, sì, una cosa grave. Le carte di credito, l'account PayPal, se non altro, come dire, gli errori fanno capire dove puoi rimediare, imparare dai propri errori e non ripeterli in futuro, vero? Vero? Non si sa, perché di recente c'è stata la violazione del Nintendo Switch Online. Esatto. Nonostante ci fosse la verifica in due passaggi. Però, in quel caso, forse la colpa è di chi non ha attivato la verifica in due passaggi. Ecco, ragazzi, se poi non attivate tutte le misure di sicurezza preventive, ecco, in quel caso è più difficile poi lamentarsi con il proprietario di quel servizio. Però in quel caso neanche c'era. In quel caso, nel caso di PlayStation Network nel 2011, non era neanche possibile attivarle, per cui era proprio un servizio bucato. Speriamo, ragazzi, di non parlare più di scandali, sì. Almeno non in tempi recenti. Basta, ci siamo stancati di scandali. Siamo scassati la minchia, esatto. stava dicendo, sì. Esatto, però nel caso ce ne fossero altri, ovviamente faremo un'altra top. Sì, anche questo fa parte della passione dei videogiochi, cioè conoscerne anche la storia dal punto di vista dei retroscena, non necessariamente positivi. Però, insomma, tutto è cultura, tutto fa brodo, e alla fine avete imparato qualcosa in più anche quest'oggi, grazie ai vostri Raiden e Midna di fiducia. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao.